ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono in vacanza a Corfù, chi mi segue su Instagram già lo sa, è ok, però volevo portarvi dei contenuti anche durante il mese d'agosto. Quindi ho fatto il primo shooting, probabilmente ce ne saranno altri, ed oggi vi porto proprio il backstage di questo shooting. Mi raccomando, supportate il mio lavoro con un bel like, iscrivetevi al canale e video backstage in arrivo. Abitación.
ragazzi, è trascorso soltanto un giorno dal backstage che avete appena visto. Ho già editato le foto, quindi voi le avete già viste, ed effettivamente è venuto tutto abbastanza bene. Dico abbastanza perché, per quanto mi riguarda, le foto al mare sono super tramonto, sottoesposto, eccetera eccetera, cosa che qui in Corfù non posso fare. E questo perché con me, come uno scemo, e questo ve lo spiego fra poco, ho portato solo AD100. Volevo essere il più leggero possibile, ho portato lo stativo in carbonio di SMTV, il softbox di SMTV, e per quanto riguarda il softbox, ok, ma per quanto riguarda AD100 e lo stativo, insomma, adesso mi spiego meglio. Dunque, per quanto riguarda lo stativo, era veramente troppo leggero per essere utilizzato così in esterna al mare. Non c'era tanto vento, poi ci hanno anche aiutato, come avete visto, però diciamo che non è il match perfetto. Avrei preferito sicuramente uno stativo molto più pesante, o comunque anche se in carbonio, quindi non tanto più pesante ma molto più robusto. Sono venuto qui a Corfù in aereo, i bagagli sono quelli che sono, avevo anche una valigia in più da 20 kg, però insomma non potevo portare chissà quale attrezzatura. Per quanto riguarda invece AD100, un discorso leggermente diverso. Allora, le foto che avete visto erano ok a livello di esposizione, calcolando che avevo un softbox anche con doppia tendina, quindi AD100 ce la faceva, però non mi stava dietro. La modella non era una modella professionista, quindi dovevo scattare molto più velocemente di come scatto normalmente per cogliere l'attimo, e appunto AD100 non mi stava dietro. Avrei preferito avere una D300 in mano, o comunque il Q4, o comunque un flash molto più prestante. In questa zona dove ho fatto lo shooting, vedete dietro di me, c'è una montagna, sì, la dovreste vedere, il sole va là dietro, quindi il super tramontone non ci sarebbe potuto essere. Quello che avete visto voi invece illuminato è quella parte di costa lì. Perché ho fatto questa scelta? Perché, ragazzi, ho casa proprio qui davanti, quindi ci ho messo un secondo, sono sceso, cioè quella è la casa che abbiamo affittato quest'anno, e l'ho fatto direttamente qui. Ho avuto tra l'altro un altro problema, ovvero io qui ho portato soltanto l'85 ed il 35 Sigma Art, ma per quanto riguarda il 35 Sigma Art mi sono dimenticato di portare gli anelli adattatori, quindi non potevo andare ad utilizzare i filtri ND di Neuer, quindi non potevo andare ad utilizzare AD100. Ho utilizzato solo ed esclusivamente praticamente l'85, tranne che il 35 per le foto dall'alto verso il basso che avete visto, e proprio in questa location avrei veramente voluto utilizzare il 35, perché come vedete è veramente molto bella, non c'è nessuno a quest'ora, ma ragazzi, sono senza anelli adattatori, quindi fatevi bastare l'85. Va bene, se avete qualche curiosità, mi raccomando, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!